Secondo giorno, Paolino Robefaro allo stesso tavolo di Alberto Cusumano. Insomma, un tavolo di big questo qua, Paolino. Sì, un tavolo di big, un grandissimo giocatore Alberto. È stato un piacere conoscerlo, un grandissimo avversario tra l'altro. Ecco, questo è lo spirito sportivo del poker che piace a noi. Sì, no, una bravissima persona. Un grande colpo di Paolino Lobefaro. Paolino! Sì, chiamata difficile, ma credevo di essere sopra e così ero. Ma sono giocata. Ma sono giocato, Vito, io gioco sempre per il primo, me la rischio, Vito. Anche lui gioca sempre per il primo. Paolino ha foldato. Sì, è foldato. Senti, io vedo che Alberto ha un bellissimo portafortuna. Tu che c'hai? Io c'ho la fiscia regalatemi da Sferrone, Lorenzo, la fiscia della World Series. Allora, se è un regalo di Sferrone ce lo teniamo ce caro. Ce lo tengo stretto. Sempre famiglia, team La Barile è sempre famiglia, punto scommessa. Sì, tutto. Ciao Paolino, in bocca al lupo, ciao. Sono momenti di grande tensione perché tra pochi minuti inizierà il Day 3. Cosa significa Day 3? Significa che ieri sono sopravvissuti circa 34 giocatori, 32 giocatori che oggi si giocheranno l'accesso alla finale a 8 tavolo televisivo che sarà giocato domani. Paolino, come stai? Sono in forma, sono un po' short, ci vorrebbe un double up veloce per potermelo rigiocare. Ecco. Quante chips hai adesso? 105.000. Di morale come sei? Sono in ottima forma. Un po' nervoso? No, tranquillo. Tranquillo, ieri ho visto che hai fatto delle grandissime giocate. Sì, ci vogliono. Per arrivare al torneo devi rischiartelo, comunque, per arrivare più in fondo possibile. Io gioco sempre per vincere, non per il premio o per qualcos'altro. I grandi campioni sono così. Noi seguiremo Paolino Lobefaro. Paolino Lobefaro ha scelto punto scommesse per giocare a poker.